No, ma io sono tifoso della persona. Candidato dal punto di vista dei partiti politici della Lega, lei è rimasto solo la Lega in questo momento? No, guardi, a me non è, diciamo, in questo momento proprio nessuno, quindi cioè, se dobbiamo dirla, so che ci sono dei tavoli, quindi avete letto anche quali sono le mie dichiarazioni sul punto. Il nostro è un progetto inclusivo, se si vorrà convergere su un modello diverso di politica che noi abbiamo l'ambizione di voler contrapporre a quello della sinistra che ripete una scena vista negli ultimi 30 anni, e allora ne saremo felici, altrimenti, come ho detto, trarremo le nostre conclusioni. E ognuno fa le sue valutazioni. Rastrelli è persona degnissima di rappresentare la destra, vediamo, ripeto, io credo che Napoli abbia, da questo punto di vista, il centrodestra napoletano abbia una grande occasione, cioè quella di elaborare un modello, un progetto per Napoli assolutamente diverso. E bisogna, le occasioni talvolta si prendono, se poi passano è difficile, diciamo, che ritorni. Maresca non ha avuto bisogno della politica, bisognerà capire fino ad oggi, bisognerà capire se la politica ha bisogno di Maresca, questo dovrà essere poi l'interrogativo dei prossimi giorni. E qualcun altro vorrà accompagnare questo progetto, saremo felici di metterci sui programmi, perché la cosa bizzarra è che fino ad oggi noi non ci siamo ancora. Io sono abituato a lavorare con le carte, sono abituato, diciamo, a elaborare strategie, quindi a sedermi anche per ore alla scrivania ad elaborare questi studi. Fino ad oggi non è ancora accaduto, e quindi da questo dovremmo necessariamente ripartire. Io sono per strada più che in campo, diciamo, in campo quando giocavo qualche anno fa. Sicuramente sono continua, io non sono ancora candidato, diciamo, continuo questa operazione di ascolto. Beto, credo che tra qualche giorno dovrò sicuramente trarre le conclusioni di che cosa succede. Se le persone, le associazioni, i gruppi civici e politici che mi sostengono, mi vorranno sostenere, avranno la forza e la determinazione di continuare questo percorso, o, ripeto, altrimenti faremo altre valutazioni. Io una fatica la tengo sempre, diciamo, quindi questa aspettativa mi serve proprio per fare questo tipo di operazione, all'esito della quale ho sempre detto che dovrò prendere le decisioni. Voi non avete ancora avuto nessun invito ufficiale a conferenze stampe di presentazione di candidatura o altro, quindi è chiaro che o io, Rastrelli o chi che sia, ci dovrà essere un candidato di centrodestra, dei partiti di centrodestra, no? Nelle prossime ore o nei prossimi giorni. È evidente che si sta lavorando per questo. Quando decideranno, se l'interlocuzione, come l'onorevole Salvini sta dichiarando, altri dichiarano cose diverse, quando decideranno noi ne prenderemo atto e ripeto, siamo disponibili ad iniziare questo percorso sui programmi. La consapevolezza però per chi viene a sedersi è che lavoreremo su contenuti. Devo dire, sono tutti non amici, sono una famiglia, perché stanno sempre più. Conosceteci! Attenzione!